Eccoci di nuovo, siamo ancora alle ultime puntate. Questa è la quarta puntata di questa ultima settimana di programmazione di 10 righe. Tempo fa, proprio qualche settimana dietro, ho avuto modo di parlare di un servizio televisivo della News & Com su Sant'Alessio d'Aspromonte, che appunto ha saputo accogliere molti migranti. Sant'Alessio d'Aspromonte è in provincia di Reggio Calabria, a pochi chilometri dal capoluogo di provincia, a pochi chilometri dalla città dello Stretto, ed è una città dove lo spopolamento c'è stato. Però ancora chi vive, vive orgogliosamente e tutela l'identità di quella terra, di quel comune, di quel territorio. Ci sono i migranti, proprio coloro che sono arrivati ultimamente sulle coste calabresi e sono sbarcati dopo essere stati salvati, questo diciamolo, a Reggio Calabria, e sono stati o mandati nei centri di accoglienza oppure si è pensato attraverso una ammirevole e positiva idea di chi guarda avanti, è accaduto a Riace ed era accaduto a Badolato prima, si è pensato di inserirli lì. Quindi ci sono alcuni migranti che oggi sono ben inseriti a Sant'Alessio d'Aspromonte. Partendo come da questa idea, come avevamo avuto modo già di dire nelle settimane scorse, viene fuori poi un'altra riflessione sui migranti, sull'accoglienza che ad essi si fa. Continuano i salvataggi e per l'estate ce ne saranno tanti altri, visto che con il tempo buono e con il mare calmo, l'Italia sarà ancora una volta, costa, e meta ambita da chi, fugge dagli orrori, della guerra e non solo della guerra. Quindi ci saranno molti salvataggi, ci saranno molti sbarchi e ci saranno i volontari, quelli che spesso vengono additati e accusati di prendere soldi, ci sono quei volontari che vanno lì, che fanno parte di associazioni e danno gratuitamente la loro opera, prestano gratuitamente la loro opera di soccorso e la loro attività. E non può essere negato questo. Poi che ci siano strutture che vengono pagate per ospitare i migranti, gli alberghi con i famosi 35 euro, questo è un altro dato di fatto ed è un dovere di un governo, di una nazione che fa dell'accoglienza una delle caratteristiche principali e non dobbiamo dimenticare mai questo. Ma ci sono molte associazioni e molti volontari che operano proprio per il semplice gusto di essere lì, di essere lì a dare la loro opera, a dare il loro aiuto. Sono uomini volontari che non sono organici ad un sistema di soccorso, sono volontari che vanno per loro decisione, si ritrovano sul posto di uno sbarco e allora dicono do il mio contributo. Di questi ne vogliamo parlare. Save the Children ha messo a disposizione la Calabria, anche se qui ci troviamo di fronte ad un'organizzazione vera e propria, anche una nave con la quale ha già compiuto salvataggi. Poi ci sono i volontari, come dire, estemporanei, quelli che lasciano casa loro e vanno a dare una mano d'aiuto sul molo dove arrivano questi disperati. E questi sono soggetti, persone che hanno veramente il senso della fratellanza vera, del sostegno, dell'aiuto, della pietas cristiana. Quindi non si può, magari saranno anche atei, però praticano delle cose che sono molto forti, anche vicini all'idea di religione e di religiosità. E di questi dobbiamo anche parlarne. Perché non c'è solo l'aspetto dell'integrazione dei migranti, c'è anche la rete di soccorsi organizzata e quella che si organizza naturalmente, spontaneamente, per il solo gusto e per la grande gratificazione, quindi in senso positivo, si intende di tendere la mano. Mosaico digitale Siderno. Semplicità, leggerezza, libertà e forza espressiva.
riproduzione di immagini su qualunque superficie interna. L'arredo elegante e originale. Mosaico digitale Siderno, via Ionio 22, Siderno Marina. Ristorante La Villa, dal 1984 a Siderno. Aperto a pranzo, per cena, su prenotazione. Ogni giorno alla villa, gustose novità gastronomiche, il mix tra antiche tradizioni, modernità. Assoluta la qualità dei prodotti usati. La villa ospita feste di compleanno, eventi e convention. Ristorante La Villa, in Piazza delle Palme, davanti Banco di Napoli, Siderno. Autoricambi Schirripa, efficienza, puntualità, competenza, convenienza. Autoricambi Schirripa, via Circonvallazione Nord 32, Siderno. Panificio, biscottificio, pizze Nonna Lucia di Rosella De Luca, via Pitagora 3133, Caulonia. Parafarmacia Falletti, farmaci OTC e SOP, dermocosmesi, infanzia, fitoterapia, integrazione alimentare, veterinaria, celiachia. Corso della Repubblica 96, Siderno. L'eleganza, la classe, la sartorialità, la sartoria del maestro d'arte Francesco Furfaro. Abiti su misura che sfidano il tempo. L'eleganza non è farsi notare. La sartoria di Francesco Furfaro, Piazza delle Palme 3, Siderno. La tecnologia al servizio dei clienti. La modernità che accompagna il lavoro di ogni giorno. La competenza e la puntualità nei servizi. Tutto questo è Telephone Life Wind 3. Telefonia e accessori. Le migliori marche di telefonini, di tablet e tutto ciò che serve per essere sempre connessi. Telephone Life, Galleria Tasso, dietro sede Banca BNL, Siderno.